Bentornati tutti quanti sul canale di Shark Face. Io sono sempre Jason e oggi vi porto la recensione di un film del 2018 ed è Ant-Man and the Wasp. Allora, ufficialmente il film uscirà in sala domani, però l'11, questo sabato che è trascorso, è stata l'anteprima di questa nuova pellicola di Marvel Studios in cui ho potuto tranquillamente partecipare. Quindi, l'ho visto e sicuramente non potevo fare la recensione direttamente lo stesso giorno, c'erano degli orari da rispettare, però ho visto che molti ieri l'hanno caricata dall'anteprima la recensione, quindi ho voluto farla pure io oggi, ho voluto aspettare un giorno in più per farla. Sul video trovate i lati positivi e negativi, sul canale caricati, invece questa è proprio la recensione vera e propria. Allora, Ant-Man and the Wasp. Cosa mi aspettavo da questo cinecomic dopo il duro colpo di Infinity War, che soprattutto per il finale ha spiazzato via i fans dell'MCU, del Marvel Cinematic Universe? Pensavo che era un film, diciamo, di quelli un po' buttati alla seca. No, invece ha fatto un bel lavoro, nel senso, si voleva un film del genere soprattutto per spiazzare e dimenticarsi un po' quello che sta facendo Infinity War in attesa di Avengers 4 l'anno prossimo. Quindi secondo me era giusto fare un film del zero che divertisse il pubblico, con poche battute, tra l'altro non molte, cioè sono battute alla Marvel, cioè alla Marvel Cinematic Universe, come per esempio per non così tante come per Thor Ragnarok, no, però qui ci sono delle battute abbastanza carine, anche per il personaggio di Whis, che io ho adorato anche nel primo Ant-Man. Torna Paul Rudd nei panni di Ant-Man, è un attore che ho adorato nel primo film, qui mi è piaciuto veramente tanto. Poi c'è Evangeline Lilly, lei gnocca ragazzi, nei panni di Wasp è perfetta, bravissima anche per le doti atletiche che aveva adorato durante il film. E poi vabbè, torna naturalmente la grande hype a interpretare di nuovo Hank Pym, torna Michael Douglas, che lui nel primo Ant-Man si stava come Hank Pym, poi Hank Pym, scusate, però come attore io lo amo. Qui però ha preso ancora più sul serio la parte del primo Ant-Man. Poi vabbè, c'è anche la prima Wasp, perché la trama del film non è uno spoiler, quindi non ci sono spoiler, tranquilli, e si basa appunto su salvare la madre di Zenith, cioè la madre di Hope, scusate, quindi Zenith, la prima Wasp. E poi vabbè, c'è stato tutto un susseguirsi di eventi bla 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 e che poi porteranno comunque a conclusione della pellicola. Però quello che ho apprezzato di Ant-Man soprattutto è il fatto del villain, perché dicevo Ghost, ma Ghost non era un cattivo di Iron Man. Infatti così l'ha voluto mettere in Ant-Man, non capisco perché, però vabbè. Diciamo che comunque il primo villain del primo Ant-Man mi ha fatto abbastanza schifo, nel senso, il calabrone era bello esteticamente, però a livello di caratterizzazione proprio zero. C'era più caratterizzata una formica di Ant-Man, Anthony, era più caratterizzata Anthony del villain. Qui invece diciamo che Ghost è sì caratterizzata superficialmente, niente di che, superficialmente caratterizzata. Però le sue motivazioni mi sono piaciute. Perché lei fa tutto questo? Perché per un bel motivo che non so spoilerarvi. Se avete visto Black Panther, la motivazione di Killmonger è per quello che mi era piaciuto. Poi Michael B. Jordan era bravo come attore, però Killmonger in sé come personaggio mi era piaciuto veramente tanto, era caratterizzato benissimo quel villain. Perché le sue motivazioni erano vere. Lui era cresciuto nel borgo e fa tutto questo per vendicarsi e rubare il trono Wakanda a Psalla, voleva rubare il trono per usare il vibranio per far vedere che il Wakanda è una potenza, non è un paese che le rimane nascosto dalla tecnologia. È una motivazione un po' baralussa, però è una motivazione abbastanza reale. Vendetta. Ela di Thor Ragnarok. Motivazione vendetta, e soprattutto perché voleva diventare la nuova regina di Asgard. L'avvoltoio passava tutto quello in Spider-Man Comics perché voleva vendicarsi dei ricchi, rubava i ricchi appunto, ad esempio a Stark rubava la tecnologia, e poi fa tutto quello per proteggere anche la figlia.
perché avevano problemi in famiglia, evidentemente. Insomma, queste sono motivazioni che mi piacciono, perché sono dei villain che tu dici, anche Thanos dell'Infinity War, è un villain super cartellizzato, mostruoso, non sa un cazzo che fare con questi qua, però diciamo che Thanos, che lui, la sua ragione è strapositiva, nel senso, a un certo punto ti metti a empatizzare anche per Thanos nell'Infinity War, stai dalla sua parte a un certo punto. Quindi, i villain caratterizzati così vanno bene, nel senso, Ghost è una villain caratterizzata perché una lei, superficialmente, però diciamo che comunque mi è piaciuta abbastanza. Poi, sono cose che mi sono piaciute ancora di più, tipo, Ant-Man quando diventa Giant-Man. Perché mi è piaciuto così tanto? Perché Ant-Man, quando è entrato Giant-Man in Civil War, ha fatto solo una breve comparsa. Qui invece, per un difetto della tuta, si ingrandisce, si rimpicciolisce, si ingrandisce, si rimpicciolisce. Questa cosa mi è piaciuta. Però diciamo che Giant-Man qui è molto più... si vede un po' di più, ecco. Non granché, pensavo che si vedesse molto di più. La cosa che mi è piaciuta però di Ant-Man and the Wasp è il rapporto tra la figlia di... tra la figlia di Scott Lang, quindi Ant-Man, e lui. Cioè, padre e figlia hanno un rapporto veramente stretto qui. Si vede che lui, tutto quello che ha subito, la Civil War, essere penalizzato per quello che ha fatto, essere messo agli arresti domiciliari, e poi ti viene spiegato qui nel film perché non sarà in Infinity War. Ah, una cosa importantissima. Alla fine dei titoli di coda non lasciate la sala, perché c'è una scena post-credit che è collegata a Infinity War e che comunque vi piacerà abbastanza. E perché lascia un punto di domanda enorme poi. Allora, direi che il film comunque mi è piaciuto, per me è un 7,5, non di più, perché comunque è un film classico di Marvel Studios, non posso dare un voto altissimo. No, perché non è bello, ripeto, 7,5, perché è contestualizzato al tipo di film che ho visto. Siccome è un film, diciamo, con un po' di difettucci, che non voglio dire perché sennò spoilero, diciamo che comunque mi è piaciuto mi è piaciuto del tutto, nonostante i difettucci, però 7,5 per me è giusto per questo film come voto. E ragazzi, non guardate il voto nella descrizione, ascoltate la recensione. Non lo dico solo io, lo dicono anche gli altri YouTuber che si sono rotti il cazzo di mettere i voti. E hanno ragione, perché ragazzi, non bisogna mai, mai soltanto fissarsi a un numero, perché è un numero. Io questo Ant-Man potevo anche dargli 6,5, però se mi era piaciuto veramente tanto, ho ascoltato la recensione e disse, ma allora è andato 6,5 per un film bello. Sì. Perché il voto è superlativo, è un numero. Questa cosa è difficile, i voti che do io non dovete salire a osservare, perché sono voti anche messi, nel senso, è un numero, capito? Andate a ascoltarvi la mia recensione video, guardatela tutta, tanto spoiler, non se ne sono stati per tutta la recensione, quindi andate tranquilli. Domani in sala, quando uscirà, se volete andatelo a vedere, usando la mia recensione. Ma comunque questo film è andato bene, perché comunque ho visto le recensioni di YouTube, è andato bene, più o meno siamo sullo stesso voto, 7,5, siamo lì, 7,5 di voto. Comunque, ripeto, domani andatelo a vedere. Non dimenticarvi però anche di Dan, dell'Inferno è fuori, perché è un film italiano da non sottovalutare per un cacchio. Infatti, più tardi, se riesco, farò anche i lati positivi e negativi di quello lì, in modo che domani, se lo pubblicheranno già ufficialmente da qualche parte, me lo guardo e posso fargli la recensione subito, perché non vedo l'ora di vederlo. Gli hanno parlato benissimo di quel film in italiano. E niente ragazzi, come già detto, non soffermatevi il voto, quindi 7,5 per Ant-Man and the Wasp. Guardate la recensione, se la recensione vi è piaciuta e siete d'accordo con quello che ho detto, non fate spoiler nei commenti, perché comunque il film esce domani e non fate spoiler, comunque la gente lo deve ancora guardare. Io l'ho visto in anteprima, non ho potuto fare spoiler per niente, quindi ci sarà un motivo per cui non li ho fatti. Molte cose di cui le ho dette le ho riprese dal trailer, quindi vabbè, il trailer è il trailer, nel senso, non è che mi si mette a spoilerare il trailer più di tanto. Quindi fate sapere al commento di sotto cosa ne pensate di Ant-Man and the Wasp, se lo andate a vedere domani. Lasciate un bel pollice su se vi è piaciuta la recensione, commentate,
E seguitemi su tutti i social, qui tutto la sera sono Sackface. E noi ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao a tutti, un bacio pubblico. Mi raccomando ragazzi, i voti. Non soffermatevi sulla descrizione. Ciao a tutti.